Di nuovo buongiorno e benvenuti a TG2 Salute. Parliamo oggi dei traumi dello sport frequenti soprattutto nei giovani atleti. Vediamo allora quali regole seguire per evitare infortuni, ma soprattutto per prepararsi in vista di una competizione. Mino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. I traumi più frequenti sono quelli muscolari e poi delle articolazioni, quindi parliamo di caviglia, ginocchio e spalla. La prevenzione in questi casi è fondamentale, quello che può fare un istruttore da esperienza da campo è quello di far svolgere all'atleta un'essenziale preparazione atletica, quindi un potenziamento muscolare che possa così agevolare il ragazzo durante le fasi di gioco. Sono molto frequenti i traumi dello sport e seppur banali non bisogna mai sottovalutarli. Non bisogna mai trascurare anche quello che sembra il più banale, perché va fatto un pronto soccorso immediato e va fatto eventualmente un'analisi inizialmente clinica e poi con degli accertamenti che possono essere utili per valutare l'entità più o meno grave del trauma che è occorso in campo. Primo soccorso è una borsa di ghiaccio con del vero e proprio ghiaccio da inserire dentro la borsa e da applicare nel punto dove c'è stato il trauma, quindi eventualmente un trauma muscolare o un trauma articolare. Attenzione a non applicare il ghiaccio direttamente sulla pelle e quindi procedere all'applicazione di un fazzoletto, un tovagliolo, un qualcosa che possa proteggere la pelle e mettere la borsa di ghiaccio in questo modo, in modo da evitare eventuali ustioni come nel caso di quest'atleta che, non avendo applicato il ghiaccio nella maniera corretta, ha provocato un'ustione e quindi un altro danno, un ulteriore danno rispetto a quello che aveva già avuto in campo. Vai! Nel trauma della caviglia, dopo aver applicato la borsa di ghiaccio, che è il primo provvedimento immediato, si procede eventualmente ad una terapia abbastanza immediata con l'applicazione di una crema o pomata antinfiammatoria che viene applicata nel punto del trauma e che poi viene protetta da una pellicola trasparente che serve proprio a provocare un impacco curativo, lenitivo del dolore e poi che serva come applicazione di antinfiammatorio che possa essere mantenuto per qualche ora, che permette di dare al massimo delle sue possibilità l'efficacia della crema o della pomata che è stata applicata. Nel caso però il dolore persista, è bene sottoporsi ad indagini più accurate. Un immediato gonfiore, un'immediata incapacità al movimento sia del ginocchio che della caviglia, la prima indagine è quella radiologica per stabilire se eventualmente ci fossero dei capi ossei fratturati. Una volta esclusa la frattura, poi si va avanti con altri esami che possono essere l'ecografia, la risonanza magnetica e comunque l'esame clinico. E chissà quanti ne hai visti, quanti ne vedrai, il giocatore. Posso? Fa male? Nel caso in cui ci fosse una lussazione, quindi uno spostamento dei capi articolari della spalla, e quindi in quel caso la lussazione va ridotta, nel senso che bisogna rimettere a posto l'articolazione come era prima, e se non ci si riesce subito, un ricovero immediato in un pronto soccorso è assolutamente necessario.